Fai l'audio con sermoni in arabo inneggianti al radicalismo, video con immagini di Prato della Valle, del Santo e di via San Fermo, la strada dello shopping, ovvero gli obiettivi sensibili di Padova. E poi una frase spedita via WhatsApp ad alcuni connazionali: morire per un ideale è la cosa più bella. È questo il materiale che gli uomini della Digos hanno trovato nell'appartamento di Mortise, dove il marocchino 32enne viveva dal 2008. In mano avevano un decreto di espulsione, il primo del 2017, firmato dal ministro dell'Interno. Un atteggiamento particolarmente borderline, radicalizzato, tale da indurci ad adottare l'espulsione dal territorio nazionale. Il nordafricano era da tempo tenuto d'occhio dagli uomini della questura. Prima di fare l'ambulante ai mercati di Avano e del Piovese, lavorava come facchino in un albergo delle Terme. L'ex moglie lo aveva denunciato per violenze fisiche e psicologiche. Obbligava lei e la figlia di 4 anni a indossare il velo, a stare chiuse in casa e osservare i precetti del Corano. La giustizia si era già occupata di lui con un provvedimento di divieto di espatrio con la figlioletta. Un credente ottuso e quadrato viene descritto in ambienti investigativi. Era stato tra i fondatori del centro di preghiera di via Turazza e proprio da qui erano partite le prime segnalazioni. Aveva tentato di fare proseliti all'interno della comunità islamica, ma senza successo. Anche per questo aveva cercato un contatto con 2 ex imam radicali, quello di Schio e quello di Pordenone, già espulsi dal nord-est. Il suo sogno era quello di diventare una sorta di martire, autore di un gesto che doveva essere ricordato. Un disegno criminale che si è fermato prima grazie al blitz della Digos.